ragazzi, dopo Ronaldo, la Juventus sarebbe interessata a Marcelo, il terzino sinistro del Real Madrid. Bella ragazzi e bentornati in questo episodio di Tatino News. Mi raccomando ragazzi, supportate questa serie, spaccate il like e mi raccomando iscrivetevi al canale per nuove news. Oggi riparliamo di Juventus, lo so, sembra fatta apposta, ma la Juve in questo momento di calciomercato con l'Inter sono le più, diciamo, nel vivo di questo calciomercato bollente. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, ragazzi, dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus non si ferma qua, perché ovviamente c'è chi parte e c'è chi arriva. Ragazzi, dopo Ronaldo, la Juventus sarebbe interessata a Marcelo, il terzino sinistro del Real Madrid, che come ben sapete è amico molto stretto di Cristiano Ronaldo, come potete vedere da questa foto qui che vi sto per mostrare. Ma non solo ragazzi, la Juventus, passiamo anche alla parte della fase cessioni, no? Allora, leggiamo questo articolo. Sicuramente dai movimenti in uscita, il più vicino a lasciare la Juventus in bianconero in queste ore di mercato sembrerebbe Marchisio. Io spero di no, perché a me Marchisio piace tantissimo come calciatore, ma come ben sapete Marchisio è anche principino della Juve, simbolo della Juve, perché è nato nei giovanili della Juve, è cresciuto nella Juve e io sinceramente non vorrei che andasse via, però purtroppo sembrerebbe un predestinato a partire e ci sono voci di mercato molto molto ampi per lui, specialmente all'arme della Cina, tipo ci sono davvero tante offerte estere per Marchisio. Io spero che non parta. Comunque, allora, sicuramente dalle cessioni arriveranno dei nuovi acquisti, quindi l'affare Ronaldo in tal senso va considerato a parte. È completamente un'altra storia, praticamente un'azienda parallela con costi e ricavi a sé, quindi Ronaldo è un acquisto, è un'azienda, diciamo, in più. Quindi i nomi più candidati per fare cassa in questo momento sono Higuain, Rugani, che non era ufficiale, io mi sono sbagliato ragazzi, scusatemi, Higuain, Rugani, Benatia, Alex Sandro e Piazza e Sturaro, mentre Pjanic e Dybala l'opzione di cessione dovrebbe essere scongiurata, quindi per questo momento Dybala e Pjanic sembrerebbero blindati dalla Juventus. Quindi in questa sessione di mercato, salve ovviamente offerte folli che facciano traballare la volontà della dirigenza, quindi salvo offerte folli, questi due calciatori sembrerebbero blindati, sembrerebbero. Poi si sa, le offerte folli arriveranno, si sa, dopo Ronaldo. Io mi aspetto di tutto di questo calciomercato. Quindi ragazzi, in uscita ci dovrebbe essere proprio l'esterno, il terzino sinistro della Juventus, cioè Alex Sandro, che sembrerebbe anche dalla volontà del giocatore e anche dal contratto in scadenza nel 2022, mi pare, questo non lo sto leggendo, quindi sto cercando di ricordare, sembrerebbe il giocatore in addirittura di uscita, quindi addirittura d'arrivo ci sarebbe Marcelo, che ovviamente anche lì c'è un ingaggio che oscilla, mi sembra, dagli 11 milioni netti a stagione, che sono davvero tanti per un giocatore che comunque è fortissimo. Vi ricordo che arriva da un giocatore del Madrid, amico stretto di Ronaldo, quindi potrebbe arrivare, anche perché per ripiazzare il brasiliano ci potrebbe essere anche l'arrivo di Darmian. Ovviamente andrebbe a creare un discorso fatto in precedenza, anche questo qua, perché di Darmian già si parlava, però di Marcelo uscita in questa settimana dopo l'arrivo di Ronaldo, quindi sarebbe veramente un altro affare, un altro acquisto top della Juventus. In uscita anche Higuain, che potrebbe lasciare la Juve. Allora, leggiamo un attimino questa fase di centrocampo. Allora, la Juve centrocampo, che sono concentrati molto sui sogni concreti bianconeri, mentre non è tramontata la pista Milinkovic-Savic. Lotito, cosa pensi adesso? La Juve non ha i soldi? Sì, sta facendo sempre più largo l'ipotesi clamorosa, ovvero il ritorno di Pogba in bianconero, il centrocampista più forte e completo al mondo che sta trascinando la Francia verso la conquista del mondiale, davvero leader. Se fino a qualche settimana fa si rideva dinanzi a un'ipotesi del genere, oggi, dopo aver alzato l'asticella di ingaggi con l'affare Ronaldo, tutto sembra possibile. Con una cessione dolorosa di Pjanic e
un risparmio dell'ingaggio di Marchisio e in uscita anche Sturaro, quindi la Juve potrebbe spendere 75-80 milioni di cartellino per l'ingaggio del Paul Pogba. E quindi, ragazzi, potrebbe esserci un ritorno del Paul Pogba. Queste sono notizie bomba per quanto riguarda la Juve anche al centrocampo. Poi spunta sempre la pista in difesa, ragazzi. Allora, anche se in realtà secondo me Marchisio non lascerà la Juve, io spero più che altro che non lasci la Juve. Il sogno in difesa rimane sempre uno, Godin sempre più vivo. Ok, la situazione, la palla è saldamente nei piedi di Godin. Comunque, come anticipato dal calciomercato.com, l'Atletico non farà sconti. Nel caso in cui il centrale difensivo dicesse di lasciare Madrid, ma la Juve ha assicurato di essere pronta a pagare la clausola rescissione di 20 milioni di euro. Prima però bisogna vendere. C'è Daniele Rugani e direzione Londra, quindi Chelsea, che più o meno le cifre sono sui 40 milioni netti, più bonus. E poi Benatia, che potrebbe anche restare, ma valuterà con attenzione il club bianco e nero. Ogni offerta in pole c'è il Marsiglia con 20 milioni più comunque altri club che adesso qua non mi riporta. Comunque in pole c'è il Marsiglia per Benatia, però in primis c'è da pensare per Rugani, ma noi diciamo siamo su Godin, quindi anche un buon difensore centrale di qualità che darà sicurezza alla fase difensiva della Juve. Tanto Sarri è atterrata a Londra per l'annuncio del CT, che sarà nuovo CT del Chelsea. Tanto i tifosi dell'Inter festeggiano perché Eder Edel Janzu, quindi complimenti all'Inter che ha fatto questa operazione in uscita. Allora, intanto l'Inter si fa avanti per Versalico, ci sono due offerte ufficiali per Versalico, io l'ho detto, le più calde sul mercato sono Juve e Inter, quindi non, le altre non è che non voglio parlare di altre squadre, no, perché altre squadre comunque i colpi li stanno facendo, però le più calde sul mercato in questo momento, con i nomi più bollenti, sono Juve e Inter. Inter con due offerte ufficiali, le cifre sono per Versalico, in quel piano c'è anche comunque Darmian diviso in due, Juve e Inter, quindi anche qua la Juve e Inter si condividono un calciatore che ancora non si sa dove andrà, se o comunque se andrà. Ha due offerte, Versalico, l'Inter ha messo sul piatto il prestito molto oneroso con diritto di riscatto, 5 milioni subito all'Atletico per poi 20 da riscattare nel prossimo giugno. Quindi anche qua c'è davvero un'offerta concreta dell'Inter per un terzino abbastanza forte nell'Atletico Madrid. Poi la proposta invece per Darmian è un nuovo contratto, vediamo un po', 12-13 milioni da riscattare in entrambi i fronti, però c'è anche questa, diciamo, altalena Juve-Inter, quindi non si sbilancia ancora questa cosa di Darmian. Vedremo nelle prossime ore anche questa probabile cessione del Manchester. Allora ragazzi, è arrivata notizia più o meno delle 4, quindi adesso è arrivata notizia dell'ultima ora. Real Madrid pronta un'offerta per Hazard. Il Real Madrid sta preparando un'offerta, 150 sterline, la pari che sono 170 milioni di euro, da recapitare in casa Chelsea per Hazard. Wow, per ripiazzare Cristiano Ronaldo. Quindi il Chelsea lascerebbe partire Hazard, anche perché se non erro è in scadenza di contratto il prossimo anno, quindi lo lascerebbe partire per una cifra astronomica. Ma comunque adesso Real Madrid deve comprare, i tifosi vorrebbero Mbappé, vorrebbero Harry Kane, ma adesso arriva questa notizia che la Real Madrid sta per fare questa offerta di 170 milioni di euro. Io direi che con queste notizie bomba direi che ci siamo, ragazzi, ci sono davvero tante tante novità, vedremo nelle prossime ore, anche perché io adesso mi vedete ancora in green screen, ma purtroppo mi sa se ci saranno novità, prossimi video non saranno in green screen perché sono al mare, quindi farò semplicemente blog e parleremo di calciomercato. Io direi che per oggi è tutto, spaccate i like, iscrivetevi, perché se no siete game over, tutti i link qui sotto nella descrizione. Ovviamente seguitemi su Instagram per ulteriori informazioni di calciomercato. Bella raga, al prossimo video.